Ve la ricordate la norma anti-Flixbus? Qualche mese fa alcuni parlamentari presentarono un emendamento al decreto milleproroghe per limitare il servizio di trasporto pubblico interregionale su gomma, cioè gli autobus di linea, alle sole società che svolgono quel servizio come attività principale. Una norma dal significato oscuro, che nascondeva però un intento sin troppo chiaro: estromettere dal mercato Flixbus, l'azienda tedesca che in meno di 2 anni ha rivoluzionato il settore degli autobus di linea, un po' come è accaduto con Uber per il settore del trasporto pubblico urbano. Alla fine l'emendamento fu tolto dal decreto milleproroghe, salvando Flixbus. Ma si sa, la concorrenza in Italia è come una tela di Penelope, sempre pronta a venire disfatta da qualche passaggio parlamentare. E così, nei giorni scorsi, è stato presentato un nuovo emendamento alla manovrina, di contenuto identico a quello di qualche mese fa, che mette di nuovo a rischio l'attività di Flixbus. La vicenda è resa ancora più torbida dal giallo venutosi a creare negli ultimi giorni, in cui né l'autrice della prima versione dell'emendamento, né il relatore della manovrina hanno fornito una spiegazione chiara di come e da chi sia stato partorito l'emendamento. Un'omissione collettiva che racconta bene gli imbarazzi sopiti dentro il PD quando c'è da promuovere concretamente la concorrenza rispetto alla tutela delle rendite di posizione. Nelle ultime ore, il presidente della Commissione Bilancio, Francesco Boccia, ha finalmente svelato il mistero. La riformulazione sarebbe opera di guerra, sostenuto dal parere favorevole del governo attraverso il vice ministro Orlando. Boccia ha aggiunto che non è un emendamento anti-Flixbus, ma il settore sarebbe troppo deregolamentato. Beh, in un certo senso Boccia ha ragione. La libertà di offrire prodotti e servizi ai consumatori, senza ostacoli legali e regolamentari ulteriori al dovuto rispetto di alcuni criteri minimi di sicurezza e tutela della qualità, ha in effetti un forte potenziale distruttivo. Spinge le aziende a ridurre i costi e a migliorare i servizi a tutela del consumatore. Appunto, del consumatore, e non di chi quei servizi è abituato a svolgerli in modo inefficiente, magari contando su qualche parlamentare amico.